Il Festival del Volontariato di Lucca ha visto quest'anno il conferimento del Premio Nazionale del Volontariato, le buone azioni che servono al paese per crescere, anche alla KPMG. Beatrice Valente Covino, consulente settore pubblico del Network Internazionale di Servizi Professionali alle Imprese, come mai questo riconoscimento? Allora sì, esattamente, abbiamo avuto la fortuna di ricevere questo premio che per noi poi è molto importante perché da circa 6 anni KPMG come network, perché noi abbiamo 4 diverse società che si occupano di settori dalla revisione alla parte legale, tax e consulenza, quindi advisory, tutto il network che conta circa 3.500 dipendenti ha la possibilità un giorno all'anno, grazie all'iniziativa Make a Difference Day, per cui siamo stati premiati, di dedicare la propria giornata lavorativa, quindi non come ferie o altro, lavorativa, ad un'attività di volontariato. Questo vuol dire che la società ci paga per fare volontariato, quindi per essere utile alla nostra comunità. Per noi è importante innanzitutto perché ci crediamo, che insomma il lavoro di una giornata di un consulente, 3.500 persone che lavorano per queste associazioni, puoi anche farlo per una tua associazione, quindi puoi anche candidarti tu stesso perché magari hai un'associazione che si occupa di volontariato o comunque di solidarietà. Crediamo sia molto importante, crediamo soprattutto che da un lato faccia bene alla comunità, ma faccia bene anche alle nostre risorse professionali, a noi che lo facciamo, perché ci fa crescere, perché ti fa vedere forse anche la realtà della tua città che non conosci, magari io che vivo a Roma, è una grande città, certi contesti non ho l'opportunità di vederli, quindi è molto importante. Poi perché noi siamo un network internazionale, quindi siamo in 155 paesi nel mondo e abbiamo dei valori che condividiamo e uno di questi è we are committed to our society, quindi noi abbiamo un commitment per la nostra società e se non facciamo questo tipo di attività non lo dimostriamo. Si tratta di una politica aziendale volta a restituire centralità al ruolo del dipendente? Assolutamente sì, anche perché, come ti dicevo, la persona può scegliere in che associazione. Abbiamo sia delle associazioni che sono in un albo che noi abbiamo, ma anche altre associazioni qualunque, per cui tu puoi decidere a chi vuoi donare il tuo tempo. E quindi questo fa sentire la risorsa professionale anche libera, autonoma e soprattutto è anche una premiazione, no? Perché magari a volte non basta la performance, le proprie performance non vengono ricompensate solo dal punto di vista salariale piuttosto che dalla responsabilità che ottieni in azienda. A volte anche sapere che puoi fare del bene alla tua società in un giorno lavorativo credo che sia un empowerment per la risorsa professionale, quindi lo faccio anch'io e ci credo. Come hanno reagito i vostri dipendenti di fronte a questa iniziativa? Guarda, devo dire che all'inizio poche città hanno aderito, noi abbiamo 26 uffici in Italia, 3.500 dipendenti, quindi tante persone. All'inizio gli uffici che avevano aderito maggiormente erano quelli in cui l'iniziativa era nata, quindi un po' più apicali, magari Milano, Firenze e Roma per esempio tardava un pochino. Poi piano piano abbiamo pubblicizzato, si chiama Internos, che è un giornale che esce proprio all'interno del network e abbiamo sponsorizzato, abbiamo colleghi che si occupano di questo, di farci conoscere queste opportunità e piano piano abbiamo, guarda, ti do il dato più recente, 200 progetti e oltre 5.000 persone che hanno aderito, quindi insomma sono solo 6 anni, quindi io mi aspetto che da qui ai prossimi anni la cosa si ingrandisca, chissà magari tutti i 3.500 dipendenti in un giorno dell'anno potranno fare volontariato. Qual è secondo lei il fattore più importante per il raggiungimento della felicità pubblica? Questa domanda è interessante, guarda, io proprio recentemente mi chiedevo, si parla tanto dell'economia del benessere, raggiungimento del benessere, ma che cos'è il benessere, no? Allora, se non si definisce che cos'è, è evidente che non si può raggiungere. Allora, io credo che per benessere o per felicità, forse nel mio modo, la mia filosofia di vita, la felicità è un picco, il benessere è una cosa costante, no? La felicità sono momenti, quindi preferisco provare a raggiungere il benessere che la felicità, però ecco, per me il benessere pubblico è proprio come dicevano molti colleghi in questi giorni alle conferenze, è l'equità, è l'inclusione, è la resilienza, quindi il fatto di resistere a certe tipologie, anche certi affronti che vengono fatti alla collettività, essere uniti e resistere, compatti, quindi non essere invisibili all'interno delle nostre città, quindi credo che sia quello. Poi io lavoro nel settore pubblico, io proprio sono consulente del settore pubblico, quindi mi trovo spesso a trovare con interlocutori che mi chiedono questo: come faccio a migliorare il benessere pubblico, come faccio a migliorare l'utilizzo della cosa pubblica? Non c'è una risposta univoca, c'è un impegno quotidiano, ma c'è un obiettivo finale che è
la minor sperequazione possibile della ricchezza e del benessere.